Taxi con il Cuore è un'iniziativa solidale di Family Care e del gruppo Open John Metis. Attivare il servizio è molto semplice, basterà contattare la nostra filiale di Varese, aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Il personale di Family Care fornirà sia un codice che l'utente dovrà poi comunicare a Radio Taxi Varese per chiamare il taxi, sia un voucher digitale che dovrà essere mostrato al tassista per usufruire gratuitamente della corsa. Buonasera e bentornati al TG di prealpina.it. In apertura andiamo a Varese per una bella notizia. L'Agenzia delle Entrate riconosce le cause di forza maggiore e rinuncia al rimborso di agevolazioni da parte di una contribuente costretta a separarsi dal marito che abusava di lei. L'Agenzia delle Entrate ha deciso di non chiedere un rimborso delle agevolazioni per la prima casa a una donna di 36 anni che aveva venduto prima dei 5 anni di legge la prima casa acquistata con il compagno che l'aveva costretta a subire botte, violenze e minacce. La rinuncia è stata decisa nonostante la commissione tributaria di Varese avesse dato torto alla donna. Restiamo a Varese. Questa mattina in tribunale il giudice Andrea Crema ha assolto un quarantenne dell'Avenese dall'accusa di guida in stato di ebbrezza. Il giudice ha così accolto le conclusioni del difensore Andrea Pellicini, che aveva contestato l'esame ematico in ospedale per il mancato avviso all'indagato della facoltà di avvisare il proprio difensore, invitandolo ad intervenire all'accertamento. Nonostante l'esame ematico positivo, l'imputato è stato quindi assolto con la formula perché il fatto non sussiste. I risultati dell'esame erano infatti stati ritenuti nulli. Restiamo a Varese per una notizia di cronaca. Un magrebino di 35 anni è evaso dai domiciliari e arrestato dovrà rispondere anche dell'accusa di tentato omicidio. L'uomo era uscito dall'abitazione, aveva bevuto troppo e quando era tornato a casa aveva litigato con i suoi coinquilini, tentando anche di buttarne uno giù dalla finestra. Non solo, quando sono arrivati i poliziotti della Volante se l'era presa anche con loro. Risultato, il magrebino, 35 anni, protagonista di questa folle nottata, lo scorso weekend è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e dovrà rispondere anche di un'accusa di tentato omicidio per l'aggressione al coinquilino. Il giovane è già comparso davanti al giudice per l'udienza di convalida. Gli arresti domiciliari sono stati revocati e ora l'uomo è di nuovo in carcere. E ora a San Giorgio sul Legnano. Una bimba di 5 mesi resta chiusa nell'auto parcheggiata sotto il sole, i pompieri arrivano e la salvano. Tutto era cominciato mentre una pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri della compagnia di Legnano stava transitando sulla via che attraversa il centro del comune, all'altezza del civico 12. I militari hanno notato una donna che si sbracciava sul marciapiede. Subito si è capito il motivo. La figlia era rimasta chiusa accidentalmente sulla vettura in sosta con chiavi e borsa all'interno dell'abitacolo. La preoccupazione era forte, anche considerato le alte temperature di questi giorni. Non c'era nemmeno la possibilità di entrare in casa e prendere il duplicato delle chiavi della vettura. Alla fine, i vigili del fuoco di Inveruno sono intervenuti per rompere un finestrino. Restiamo nell'Alto Milanese e spostiamoci a Legnano, dove la città si sta preparando al palio. Vediamo il servizio di Elena Casero con immagini di Walter Todaro. Mancano meno di 2 settimane al palio di Legnano. La pista in sabbia allo Stadio Mari ha preso ormai forma. I lavori sono stati completati nella mattinata di oggi, martedì 17 maggio, con la compattatura della sabbia che era stata trasportata nei giorni scorsi per coprire il manto erboso. La stessa sabbia è già stata bagnata nella serata di lunedì per aumentarne la compattezza e la tenuta. Le ultime verifiche condotte oggi dai tecnici hanno confermato che il fondo è ormai pronto. La prossima settimana inizieranno quindi le prove libere con i cavalli. Appuntamento giovedì mattina, mentre le prove ufficiali con le visite veterinarie sono previste per venerdì a partire dalle ore 7. Sempre la prossima settimana è prevista anche l'uscita del tecnico del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali che certificherà l'idoneità della pista e darà l'autorizzazione a correre come previsto dall'ordinanza Martini del 2009. E ora lo sport. La formazione Under 19 di Bizzozzi vince il titolo regionale e approda alla sfida per quello nazionale. La Conforama centra la seconda finale nazionale giovanile in 3 giorni. Dopo la qualificazione degli Under 15 di Enrico Rocco, ottenuta sabato 14, gli Under 19 di Bizzozzi conquistano il titolo regionale della Lombardia, battendo all'overtime per 100-99 la Blu Orobica Bergamo. In serata, in campo i playoff scudetto di Serie A e Serie B, con Legnano che tenta di bissare il successo all'esordio contro il Bergamo. Sempre in Serie B, sfida salvezza nei play-out per la San Giorgese.
Tutti gli aggiornamenti sul sito di prealpina.it. E sempre a Varese il campione del mondo Antonio Cabrini parteciperà alla sfida benefica tra magistrati e vecchie glorie del calcio. Vediamo il servizio. Ciao a tutti, sono Antonio Cabrini. Sabato 21 maggio vi aspetto a Varese per assistere alla partita tra Nazionale Italiana Magistrati contro Glorie Serie A e Varese Calcio, in memoria di due grandi personaggi e di due grandi uomini, Falcone e Borsellino. Vi aspetto, ciao! Questa era l'ultima notizia, l'appuntamento con il TG di prealpina.it torna domani alle 13. Una buona serata a tutti.